Buongiorno, ciao ragazzi. Allora, eccoci con un nuovo vlog. Mi sono già alzata da un pochino, sono le 8:05. Stamattina, tra l'altro, ho una testa, mi sono alzata con la riga in mezzo e non ho nessuna intenzione di mettermi allo specchio in bagno a farmi i capelli, quindi mi tengo la riga così. So che non mi sta tanto bene, ma non importa, non ne ho proprio voglia e non ho assolutamente intenzione di rimettermi con i capelli, perché in questo periodo ci sto veramente tanto 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 tribulando. Allora, infatti ieri ho fatto una diretta su Instagram e ho detto questa cosa, ho detto che sto un po' tribulando con i capelli perché questa è una lunghezza che a me non fa impazzire, non perché non mi piaccia, ma perché non riesco proprio a gestire, faccio fatica a gestire, non so perché, non riesco più a far stare il ciuffo, iniziano ad avere una piega che non mi piace, devo lavorarci, devo starci dietro. Io detesto star dietro i capelli, è l'ultima cosa che mi piace fare, star dietro i capelli. Infatti quando li avevo tagliati, voglio ammettervi che per me è stata una vera e propria salvezza, perché non dovevo più pensare ai capelli. Cioè io mi alzavo la mattina, facevo così, andavano a posto, li lavavo, in 3 secondi li asciugavo, facevo la piega, andavo spesso dal parrucchiere perché il taglio corto comunque, purtroppo il contro è che devi tenerlo sempre a posto, lo devi mantenere tanto, rispetto invece a un capello come adesso che non è che tu delle settimane di andare da parrucchiere. Quindi l'unica pecca era quella, che ci dovevo spendere veramente tanti soldi. Adesso però ero comunque contenta, ero soddisfatta, mi alzavo al mattino, ero contenta dei capelli, mi piacevano sempre come stavano. Adesso invece proprio un grosso problema. Però vabbè, vediamo, adesso ne parlerò col parrucchiere e vediamo. Sicuramente taglierò qualcosa, taglierò le punte così vado a uniformare il ciuffo, che è un pochino più corto, ma secondo me è un pochino più corto a causa delle decolorazioni, vedete? È proprio, e io non l'ho mai tagliato, probabilmente a causa delle decolorazioni si è un po' mangiato, si è bruciato, e quindi quasi quasi taglierò i capelli magari fino qua, così intanto gli do un po' di carattere. Vediamo. Per me il capello è sempre un grosso problema, sempre, è sempre stato e sempre lo rimarrà, anche perché quando li avevo lunghi li legavo, adesso non, sì, volendo li posso legare, però mi dispiace perché è già più di un anno da quando li avevo tagliati che avevo iniziato comunque a averli sciolti, a tenerli un pochino più curati, quindi adesso fare un passo indietro e ritornare di nuovo a legarli mi dispiace. E quindi valuterò insieme al mio mitico parrucchiere. Adesso, oggi giornatona, perché abbiamo una riunione a scuola e non so che ora finirò, non credo tardissimo, però vediamo. Ieri ho fatto una mega spesa, tante cose le ho messe in frigo e qualcosa ho sistemato qua, vedete, io non avevo più niente, ero scandalosa, avevamo finito tutto, quindi ho comprato cracker, ho preso i panini per fare gli hot dog perché non li facciamo spesso, poi ho preso i tarallini, che questi qua spesso me li porto in a scuola, e poi ho preso il pan carré per fare i toast, e poi ho preso, vabbè, un po' di briochine, i tronchetti e questi qua che a me piacciono tanto. Poi vabbè, mio marito aveva comprato i baiocchi, abbiamo ancora un po' di biscotti, devo dire che qui siamo praticamente a posto. Allora, spesso mi chiedete l'angolo caffè, che fine ho fatto con l'angolo caffè? Allora, l'avevo già fatto, l'avevo già girato e non tutto, avevo fatto un pezzettino di video, ma ho deciso quello lì di non metterlo, di rifarlo, perché ho cambiato alcuni aspetti di questo angolino qui.
perché volevo ricavare un pochino più di spazio, avendo tante cialde, così. E allora, aspettate che prendo la tazzina. E allora ho pensato... Eccomi. Allora, e quindi ho pensato di rifarlo, di riorganizzarlo. Oh, mi è caduta la telecamera. Allora. Oh, signora. Niente, non ci sta. Perché scivola. Niente, mi metto così. Dicevo che ho dovuto... Allora, l'angolo del caffè io l'avevo già fatto, l'avevo già girato, non tutto, avevo girato i pezzi dove inserivo le varie capsule all'interno dei contenitori, avevo fatto un po' di cose. Poi a lungo andare mi sono resa conto che mi piace tantissimo, ma avevo bisogno di ricavare ancora un pochino più di spazio, e allora mi sono orientata su altri barattoli che non mi soffermo più di tanto, altri barattoli, e quindi devo rifare tutto, ma voglio aspettare che ci sia una bella giornata come oggi dove posso veramente dedicarmi al video, quindi essere proprio a casa, mettermi lì, curarlo nei particolari, farlo insomma bene, anche perché l'altro che avevo fatto era organizzato bene e quindi lo devo rifare, voglio rifarlo bene come quell'altro, se no non avrà più senso. Allora, sto girando con la fotocamera compatta che ho acquistato finalmente per i vlog, mi sono decisa ad acquistarla, e è una macchina professionale perché la Canon G7 me l'aveva suggerita la mia amica Ela quest'estate, quando parlavamo di macchine fotografiche per fare video, per fare vlog. Io ho la Canon EOS 750D che è fantastica, ma è molto pesante, quindi per fare vlog non va bene, per fare piccole scene in casa veloci così è un po' pesante. Quella lì va benissimo per i video da ferma, quella è spaziale. Questa qui invece la utilizzerò proprio da portarmi in giro, quindi da utilizzare proprio al posto del cellulare, perché i miei video col cellulare vengono uno schifo, non so perché, vengono proprio, cambiano colore, cambiano aspetto. E allora niente, mi sono imbattuta su questa. L'unico piccolo particolare è che non sono ancora capace a usarla, quindi non so le impostazioni, cosa devo mettere, cosa non devo mettere, sono proprio una frana. Anzi, chi magari ci capisce qualcosa, se sa quali impostazioni io devo mettere. Tra l'altro sabato doveva venire un mio amico, che è quello che mi sistema il computer, quello che mi ha aiutato a iniziare questa avventura su YouTube, quindi mi ha impostato i social, mi ha impostato YouTube, è il mio manager, chiamiamolo così, no vabbè, è il mio tecnico di fiducia che mi risolve tutti i pasticci a livelli tecnici, perché io sono una pasticciona, io faccio video e tutti pensano che io sia super tecnologica, invece io non so veramente fare niente, non sono giusto accendere il computer ormai, editare video, perché ho imparato a farli e li faccio, però sono veramente una frana. Quindi l'altra settimana l'ho chiamato e gli ho detto: vienimi in soccorso, vienimi aiutare, ti prego, perché io non sono capace a usarla. Eravamo rimasti che sarebbe venuto sabato, ma non è venuto, quindi si è dimenticato, perché lui è un angelo, è un amore, è un tesoro, però si dimentica di venire. Se non lo avviso, io mi sono dimenticata di avvisarlo, lui si è dimenticato di venire, però mi dovrà aiutare perché veramente non ci capisco niente. C'è qualcuno dietro la porta che mi sta invadendo la cucina. È un cagnolino nuovo, ho comprato un cagnolino nuovo, vero? Vieni, cagnolino. No, allora ho comprato un gattino. Ho comprato un cavallo. Niente. Cosa ho comprato? Un bambino di nome Pietro. E via, che arriva col suo giochino. Fai ciao. Ti prendo. La zia ti prende il culetto
Ti prende questo culetto, ti prende questo culetto. Fai ciao. Dove andiamo noi? Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a farci un giro. Andiamo a farci un giro? Io e te? E non andiamo a scuola? Eh? Facciamo così? No. No, vuoi andare a scuola dai tuoi amici? Sì, vero che vuoi andare a scuola dai tuoi amici? Allora, dopo aver lasciato almeno una mezz'oretta, vabbè no, 20 minuti, le finestre aperte per far areggiare la stanza e il letto, mi metto a rifarlo, perché io non posso assolutamente uscire di casa senza aver rifatto il letto, è proprio una cosa mia mentale. Passo alla cuccettina di Zoe, perché anche lei giustamente la vuole a posto e sistemata. Poi vado in sala e faccio questo lavoro che detesto fare, ma una volta almeno ogni 15 giorni lo faccio, anche se è veramente noioso. Sfodero i divani, è un lavoro che faccio normalmente la mattina, perché poi li faccio andare in lavatrice, arrivo a casa e sono già pronti per essere buttati in asciugatrice, così alla sera sono pronti per essere messi nuovamente. Adesso andiamo in lavanderia, butto tutto quello che devo lavare all'interno della lavatrice, indipendentemente dai colori, ma tanto sono tutti colori chiari, questi qua rosa, grigio, quindi non c'è assolutamente problema. L'unica cosa che vado a mettere il pannetto, quello antitrasferimento di colori, e uso questo detersivo qua che è antitrasferimento anche questo di colore, per evitare che succeda qualcosa di spiacevole. Poi aggiungo il mio ammorbidente preferito e il Drops Nucas, che è un intensificatore di profumo, e poi faccio andare il programma dei delicati, perché questo copri divano qui è molto delicato, quindi preferisco utilizzare questo programma qua. Torno in sala, do una passata con il mio mitico Dyson vuoto assoluto, do una passata sui tappeti, perché poi li vado a togliere facendo lavorare poi il mio robottino, e dovendo togliere i tappeti voglio che siano già puliti per quando poi andrò a rimetterli. Ho tolto anche il tappetino dal bagno, così il robottino riesce a passare anche in bagno, e farà allora bagno, camera da letto, poi farà il corridoio, questo pezzettino qui, poi gli farò fare la cucina, infatti come vedete ho già tirato su tutte le sedie, poi gli farò fare il salottino, infatti come vedete ho tolto il tappeto da in mezzo e il puff, e qui invece dove ho messo il puff andrò a farlo con il Dyson, quindi non c'è nessun problema, però l'importante è che mi faccia qui. E ovviamente prima di andare a togliere i tappeti sono andata a passarci sopra il Dyson per spolverarli, perché poi li vado a rimettere e non vado a buttare di nuovo polvere e rimasugli magari di qualcosa che ci è caduto sopra, dove il robottino ovviamente è andato a pulire. Qui c'è ancora questa coperta che Mauro mi deve portare su in mansarda, però come sapete le cose vanno sempre un po' a rilento. Adesso io e Pietrenea siamo pronti ad uscire, quindi visto che io e lui usciamo e andiamo al lavoro, è giusto che lavori anche lui. Cleaning begin.
Allora, sono appena tornata dal lavoro, mi sono cambiata, mi sono messa in tuta e sotto ho i pantaloni del pigiama, ma non riesco più a mettere la maglia di questo pigiama qui perché ormai è passato il Natale. Io mettere il pigiama di Natale non so perché, non ce la faccio proprio, assolutamente. Primo perché lo trovo inopportuno ormai a febbraio mettermi il pigiama natalizio e poi perché, non lo so, mi prende la nostalgia del Natale, quindi metto solo i pantaloni e poi stasera ci abbinerò un pigiama grigio, tutto grigio che ho. E boh, allora, sono arrivata appunto a casa adesso, sono andata a fare anche un pochino di spesa per stasera, anche se ho già fatto la spesa ieri pomeriggio sono riuscita ad andare a fare una scappata al supermercato e ho comprato qualcosa. Il problema è che non sapendo mai quando siamo a casa, quando non siamo a casa, eccetera eccetera eccetera, ho messo tutto in freezer per evitare che la roba andasse a male e il problema è che quando poi metto la roba in freezer mi dimentico di tirarla fuori al mattino. E allora oggi sono uscita dal lavoro e sono scappata a comprare qualcosa per stasera. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Nel frattempo vado a sistemare tutto quello che ho lasciato in disordine stamattina. Sapete che ho sfoderato i divani per lavarli e quindi adesso li vado a, ho fatto il lavaggio, ho lasciato andare la lavatrice mentre ero fuori casa, adesso imposto l'asciugatrice, così stasera dovrei riuscire già a mettere a posto appunto i cuscini dei divani. Vado benissimo, per me l'asciugatrice è stata veramente una salvezza, riusciamo a lavare e asciugare alla velocità della luce, è davvero comodissima, anche soprattutto per i copri piumini, per le lenzuola. Io ho la fissa che a me piace proprio avere il lenzuolo appena lavato, che sa proprio di profumo, di pulito. Quindi io al mattino faccio le lavatrici, poi alla sera metto già quello che ho fatto asciugare. Sistemo qui per terra, vado a prendere anche il puff, lo vado a mettere al suo posto, ma prima di metterlo al suo posto vado a sistemare i tappeti. Anche quelli ho già messo ho già passato il Dyson, il robottino è tornato a destinazione e quindi siamo a posto. La lavatrice ovviamente ha finito, tiriamo fuori, spero non sia troppo stropicciata perché l'ho lasciata dentro un bel po'. No, tra l'altro ha un profumo con quel profumatore, guardo i cuscini perché è la prima volta che li lavo e voglio vedere che sia tutto ok. Sì, ok, anche questi, i cuscinoni, è la prima volta che li lavo perché sono quelli che ho comprato poco prima di Natale per il mio divano IKEA. Ok, l'ultima cosa, cuscino, ok. Allora, dentro l'asciugatrice io vado a mettere anche il pannetto, quello che cattura i colori, perché è molto profumato, quindi lo butto dentro l'asciugatrice e fa uscire la roba ancora un pochino più profumata. Anche se io utilizzo questo prodotto qua, che è un prodotto della Nuncas, che è apposta per profumare i panni all'interno dell'asciugatrice, però ormai ce l'ho da diverso tempo, quindi secondo me non è che faccia più tanto profumo. E butto il pannetto, vediamo. Ok, allora quasi quasi metto il programma per gli asciugamani, perché è un programma un pochino più delicato. Allora,
Allora, come asciugatura vi ho appena detto che ho messo il programma, quello per gli asciugamani, perché in teoria questi copridivani non andrebbero messi in asciugatrice, ma io li metto lo stesso, quelli di Ikea li ho sempre messi, quindi non dovrebbe succedere niente. Comunque li ho messi con quel programma, fra un'oretta controllo com'è la situazione, però non dovrebbe capitare niente. Adesso andiamo a preparare la cena. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, avevo in mente un menù che poi ho cambiato, ma ho preso lo stesso quello che avrei dovuto prendere per l'altro menù. Allora, precisamente la verza, qua com'è che la chiama? Non lo dice, ma è verza. Ah, cappuccio bianco e rosso, questo qui, che sono quei prodotti già lavati, già tagliati e già finiti. Ho preso questo perché avevo in mente di farlo stasera, e siccome non avevo tempo di mettermi lì, di lavarlo, di tagliarlo, anche perché sono già le 7:30 e Mauro dovrebbe arrivare a momenti, li ho presi già così. Però siccome il menù che ho deciso di fare è un altro, questi qua li terrò per domani. Poi ho preso invece per stasera, ho preso allora il petto di pollo a fette, i funghi, questi qua noi li prendiamo spessissimo, sono i funghi champignon affettati. Io veramente li prendo tantissime volte perché sono semplicissimi da fare, molto gustosi, non costano tantissimo e soprattutto davvero, come vi ho detto, molto veloci da preparare, quindi topissimo. E infine panna, ho preso questa qua, panna chef leggera, per sentirci un pochino meno in colpa. E poi ho preso, adesso vi faccio vedere, ho preso queste caramelline qua, perché allora oggi è martedì, mercoledì, fra due giorni è San Valentino e ho deciso, come faccio sempre, di portare le caramelline ai miei bimbi a scuola, perché sono i miei amori, i miei cuoricini, e quindi porterò le caramelle, queste qua che sono proprio a forma di cuoricino, e basta. Questo è tutto quello che ho preso, e facciamo insieme il menù, la cena per stasera. Inizio con lavare i funghi. Prendo la mia carne, le mie fettine, e inizio a tagliarle, adesso vi faccio vedere, allora le faccio tutte tanto al massimo congelo e metto in freezer. Allora, prendo le mie fettine e vado a tagliarle a striscioline. Vado a buttarci sopra un po' di farina, butto la mia carne dentro un contenitore così non vado a sporcare troppo la cucina di farina, perché puntualmente riempio la mia cucina di farina, quindi adotto questa tecnica qua, prendo la farina e vado a infarinare il mio petto di pollo. Padella
olio, uso olio di oliva, olio, proprio poco 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 poco, e vado a mettere il burro. Allora, un filino d'olio lo metto sempre, ma proprio quasi microscopico, e poi vado ad aggiungerci un bel pezzo di burro perché andrò a farle a cuocere col burro. Allora, non tantissimo, se no nell'altra padella butto i funghi. Allora, nei funghi non serve niente perché faranno l'acquetta loro, ma io aggiungo un filo d'olio a sto giro, metto l'olio extravergine Carli, ma giusto un filo, e li faccio andare da soli, fuoco basso mi raccomando. Allora, qui siamo a posto. Allora, nella carne aggiungo sale quando è già quasi alla fine della cottura, eh. Io aggiungo il sale. Fanno anche presto a cuocere perché sono tagliati comunque fini fini. Nei funghi invece aspetto un po'. Vedete che i funghi fanno l'acqua e voi li lasciate cuocere proprio nella loro acqua. Quando vedete che sono praticamente quasi asciutti, quasi cotti, allora a questo punto si può alzare la fiamma e dare l'ultima botta e farli asciugare, e sono praticamente pronti. Allora, visto che ormai siamo praticamente a cottura terminata, anche nei funghi aggiungo sale. Ok? E aggiungo, vi faccio vedere che cosa, se lo trovo. Aglio granulare, questo qua. Finita la cottura, vado a versare i funghi all'interno della padella con la carne. E vado a mettere la panna per terminare. Mettete la panna, la quantità in base al vostro gusto personale, noi ne mettiamo solo una in questo caso perché c'è già la farina, c'è già il burro, è già abbastanza carica e quindi preferisco metterne una sola. Allora, io sono qui in lavanderia, adesso tolgo i copricuscini dei divani che sono asciutti, la asciugatrice infatti è terminata. E con questo vlog io termino qui perché è lunghissimo e stavolta lo è davvero, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!